La bufala inquadra bene, inquadrato, inquadrato Enzo. Vamos! No, ho detto inquadra bene perché domani ci può essere il rischio di perdersi, invece con quella scritta, arrivati in via Regina Margherita, non vi perdete sicuramente, perché è lì, alla bufala, che faremo la mega tombolata di fine anno, dove destineremo tutto l'incasso in beneficenza, in soccorso a famiglie bisognose, Barletta e Avest. E Avest. Oh, scusate, buongiorno, buongiorno, buongiorno! Ah, Lello, ma sta sciumriando. Cioè, no, ma che sorte. No, ma voglio dire anche Pavarotti che supporta, È vero, comunque, e stimola questo buongiorno. È un bel buongiorno, dai. Un buongiorno di notte. È un buongiorno di notte, però, che merita di essere ascoltato per un semplice motivo, è un utile motivo che noi stiamo organizzando questa bellissima tombolata. Ed è giunto il momento, perché per chi ci ascolta oggi, per chi ci sta ascoltando oggi, stamattina, oggi pomeriggio, la festa è stasera, 29 dicembre. Bellissimo, cioè, ci sarà Peppino Di Benedetto, ci saranno comici, barzellettieri, trambolieri, trambolieri, non pensavo io. Filibustieri, Kid of the Bus. Comunque ci sarà il Barletta Calcio quasi al completo, tutti i ragazzi che giocano al Barletta, che potranno autografare qualsiasi cosa voi volete, sono a vostra disposizione. Hanno detto di che vogliono pagare, pagheranno la loro 10 euro perché si vogliono mettere a disposizione i ragazzi. È una bellissima cosa questa, eh? I ragazzi del gruppo erotico si stanno prodigando a far riuscire questa bellissima festa. E io penso che ci riusciremo, perché ormai siamo veterani. Ma sì, caro Enzo, lo sai. Questa è già la terza edizione. E infatti, noi l'anno scorso non l'abbiamo fatta, ma quest'anno siamo stati coinvolti proprio dai ragazzi del gruppo erotico. L'anno scorso non l'abbiamo fatta perché c'era Teleton. C'era Teleton e c'era anche il fatto dell'albero, che lo facciamo il 7 dicembre. Appunto. Ci prese un sacco di energia, come ce l'ha preso quest'anno sia l'albero che il trenino. Però tanto se ne è presa di energia, ma tanto ce n'è ridata, eh? È vero, bellissimo, anche perché sono bellissimi eventi. Poi con 10 euro hai pizza, bibita, tre cartelle per giocare, ci sono parecchi sponsor che ci hanno dato dei bei regalini, quindi premi a volontà, cioè è una cosa bella. Poi aiutiamo gente che veramente ha bisogno, e lo vedrete perché faremo i video quando faremo le spese di quello che prendiamo, andiamo a fare la spesa, e allora la daremo a chi veramente ne ha bisogno. Il tutto con la massima trasparenza. Sì, come abbiamo sempre ben fatto. E poi è un modo, Lello, per chiudere questo 2015, che comunque sia, cioè, c'è sempre, ma io potevo avere di più, ma io potevo fare di più, ma io, c'è sempre l'insoddisfazione di quello, qualcosa, no? Però comunque sia, tirando un bilancio, è stato positivo. Infatti, io come Barletta Avest ho avuto una soddisfazione enorme, anzi. Però, visto che stiamo parlando della tombolata, anche qualche ritardatario può venire, perché sì, siamo a quota 120. Sì, no, abbiamo ancora qualche altro posticino ce l'abbiamo. Chi vuole venire può chiamare al 338 29 16 693. Oppure, allora, ripeti questo numero più lentamente, per favore. 338 29 16 693. Vi risponde Raff. Quando volete, io sto a vostra disposizione. E poi non ci vuole niente per stare insieme, per stare nella nostra, nello stare bene insieme con barzellette, e poi si fa di un'utilità enorme per quanto riguarda aiutare chi ne ha veramente bisogno. Lo scopo è nobile,
Bravissimo. Passate una bella serata, poi c'è la pizza, c'è la bibita, ci sono 3 cartelle per partecipare ai giochi dove daremo e elargiremo tantissimi bellissimi premi, quindi è un modo per fare del bene, un modo per divertirsi, un modo per stare insieme ed è un modo per chiudere questo 2015 veramente in bellezza. Veramente, veramente, veramente. Perciò, grazie a tutti, vi aspettiamo domani sera. Lello, no, hai da dire qualche altra cosa? Io vi aspetto, con il di vero cuore. Buongiorno, buongiorno oggi, anche se è un buongiorno notturno. Da Barletta Vesta, Lello Rus. Enzo Delvi. Vi aspetto domani alla bufala. Ciao. Ciao.